Studioso di fama internazionale, esperto di Pirandello e del Novecento, Claudio Vicentini ha trasmesso la passione per il teatro a diverse generazioni di studenti, insegnando per 25 anni storia del teatro e dello spettacolo all'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Ma per ora non ho lasciato niente perché continuo a venirci a lavorare. Non so, spero di lasciare qualche idea, rispettare gli studenti, lavorare seriamente. Una sera a Bali di un teatro delle ombre fatto per un pubblico di dei, certi spettacoli incredibili come Peter Brook, Il sogno della notte di mezz'estate, certi spettacoli dell'Union Theater, quelle 20 volte in vita mia in cui uno vede davvero il teatro. Il suo congedo dalla cattedra è stato celebrato con una lectio magistralis al Teatro Nuovo, una colta narrazione sui simboli archetipi della rappresentazione scenica, al cospetto di allievi, docenti, ricercatori, attori. Il professore più importante della mia formazione teatrale, che lo studio è sofferenza ma anche ascesi, e questo ce l'ha fatto vivere in maniera, diciamo, tangibile. È il mio maestro, il teatro per me è qualcosa che emoziona. Conoscenza non soltanto teatrale ma proprio filosofica ed estetica, capace di penetrare l'animo dello studente. Maestro, Vicentini è stato un momento di una storia sia accademica che personale, che è andata anche oltre l'università, avendo fatto il dottorato, avendo fatto delle ricerche all'estero grazie al lavoro iniziato. E lui camminava per tutta l'aula e sudava, però trasudava passione. Perché Vicentini è unico, perché è bravo e simpatico.